Presidente, lei deve metterci in luce lo stato dell'arte, come io si dice. Io espongo il mio punto di vista nel convincimento che ho sempre espresso, per cui la tutela del consumatore è un fatto in qualche misura collegiale. Cioè non credo che in questo settore ci sia appunto una separazione tra istituzioni e gli stakeholder e le associazioni di tutela, al contrario dobbiamo appunto sempre di più sforzarci di fare delle sinergie. Quindi questo, per cui dico, non è la mia la relazione o l'intervento di un punto di vista interno, meno delle parti di un sistema. Se non ragioniamo così, e quindi apprezzo soprattutto la parte finale su una qualche trasformazione che i tempi impongono al consumismo, ma su questo rifletterò anche nella parte finale del mio intervento. Ora, secondo me questa giornata è stata importante per le cose che da ultimo ho sentito e per qualche cosa che mi è stata riferita, perché avevo anche altri impegni, e a cominciare dal titolo di questa sezione, di questa pomeriggio, liberalizzazioni, competitività, consumatori. Perché guardate che molte volte l'approccio che viene seguito è come se la concorrenza e la tutela del consumatore fossero due mondi distinti, addirittura con loro in conflitto. E questo guardate che nella cultura politica è presente, nella cultura delle imprese pure. Oggi in realtà abbiamo una sfida, che è la sfida di riprendere la crescita, perché il consumatore, prima di tutto, è una persona in carne e ossa che potrà consumare se ha un reddito, altrimenti resta un modellino con cui i miei funzionari valorosissimi si confrontano, facciamo i convegni, ma alla fine appunto non c'è il consumatore se è lavorato. La vera sfida che riguarda tutti, e per questo la sinergia, la collaborazione centrale, è la ripresa della crescita in un paese che ancora secondo le stime del governo dovrebbe avere una decrescita pari a 1.7 punti percentuali. Quindi è una cosa ancora importante. Ora, in questo contesto, tutti quanti siamo convinti che la concorrenza è un veicolo per stimolare la crescita. La concorrenza, in quanto appunto direi stimola l'innovazione, no? In fondo anche le vicende che riempiono i giornali in questi giorni riguardano dei soggetti che si trovano in grave crisi con conseguenze negative per i lavoratori e per i consumatori a causa anche di intrecci perversi tra pubblico e privato e a causa di una carenza di concorrenza. Però la concorrenza deve essere vista non solo dal punto di vista dell'offerta e del rapporto delle imprese, ma la principale pressione ad avere un mercato concorrenziale è data dal consumatore. Se non teniamo conto di questo e non teniamo conto che il consumatore, per esercitare questa pressione, deve avere un quadro informativo e degli strumenti di azione effettivamente praticabili, allora è, a mio parere, difficile appunto che il sistema operi in modo direi efficiente. Quindi questa è una battaglia importante. Personalmente apprezzo moltissimo il fatto che si siano messi insieme questi elementi, ma tutto ciò deve diventare fatto culturale del paese, perché non a caso si è parlato di consumerismo. Il problema della tutela del consumatore e il problema del rapporto tra consumo e concorrenza, a mio parere, è sempre certo un problema giuridico, ma è soprattutto un problema culturale. Allora, se noi non riusciamo, e per questo dobbiamo unire le nostre deboli forze, perché sì, le associazioni sono cresciute, ma ancora non nella misura necessaria, lo stesso riguarda alcune istituzioni come la mia, per appunto realizzare una trasformazione culturale nel paese, al di là del singolo caso, la singola sanzione, che è importante, perché se non si punisce, poi non c'è la funzione di prevenzione generale, no? È questo. Però se non facciamo qualcosa per disseminare nel paese la cultura della concorrenza e della tutela del consumatore, credo che sarà una battaglia perduta. Quindi dobbiamo essere franchi. E al riguardo, tra gli operatori dell'informazione, tra i politici, c'è a mio parere grande disinformazione. Tutti parlano del consumatore, no? Però poi sta a vedere che cosa intendono per consumatore e quali siano appunto i meccanismi per tutelarlo. Guardate, senza concorrenza non c'è tutela del consumatore. Io non accetto le tesi di Friedman secondo cui la concorrenza da sola basta tutelare il consumatore. Ma è pur vero che la concorrenza ci vuole, cioè ci vuole una possibilità di scelta.
E quindi teniamo insieme i due elementi. E direi che c'è un esempio di come, attraverso la tutela del consumatore, un esempio tratto dalla vita recente dell'antitrust, di come attraverso la tutela del consumatore si può realizzare anche uno stimolo importante alla crescita e oserei dire una tutela delle imprese. Recentemente l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato una prassi che riguarda appunto la sanzione con l'oscuramento del sito dei siti che vendono prodotti contraffatti. I prodotti contraffatti sono prodotti che pesano negativamente sull'economia del paese e noi ne abbiamo chiusi intervenuti una cinquantina di casi, tutti per beni di vario tipo, soprattutto con riguardo appunto al made in Italy, proprio gli elementi caratterizzanti, e contemporaneamente ingannano il consumatore. Ora abbiamo un caso recente che riguarda dei prodotti che non solo sono venduti e sono appunto contraffatti, con perdita appunto per l'impresa, ma che contengono, secondo certe analisi, delle quantità di sostanze velenose che messe in mano ai bambini possono avere delle conseguenze, diciamo, estremamente negative. E allora dobbiamo far capire come in questo campo c'è una sinergia tra vari elementi, con tutti si tengono in un contesto storico in cui l'imperativo è uscire. E in questa prospettiva ha fatto molto piacere, perché io l'ho sostenuto da sempre anche nella relazione al Parlamento, che dobbiamo ragionare sempre di più in termini di mercato europeo. Ieri ho avuto ospite la mia autorità, il nuovo commissario europeo per la concorrenza, col compagno del direttore generale, e entrambi hanno apprezzato moltissimo il fatto che teniamo insieme concorrenza e tutela del consumatore, senza che ci sia una figura più nobile e una meno nobile, e il fatto che abbiamo avviato queste pratiche sul web, si tratta di una cosa pionieristica, per cui l'autorità garante ha avuto anche un premio per la lotta alla contraffazione a Parigi, e abbiamo sviluppato queste pratiche che sono un po' delle pratiche pilota nell'universo europeo, quindi ci hanno chiesto un dossier per cercare appunto di diffondere tutto ciò nel mondo europeo, in Europa, e hanno colto un grande, appunto, direi sorpresa ma positiva, il fatto che questa autorità da sempre, quindi appunto io continuo in questa, una tradizione che già esisteva, ha un rapporto direi quasi istituzionale con l'associazione dei consumatori. E tenete conto, come voi sapete, che abbiamo inaugurato qualche mese fa una prassi per cui ci si riunisce su un segmento, perché se si parla di tutto poi c'è il rischio che le riunioni sono poco utili, ma vi ho parlato per esempio del trasporto aereo, di altre cose, e lì si mettono insieme concorrenza e consumatore. No, perché magari poi giuridicamente si tratterà di una pratica di tutela della concorrenza, ma è nata da una denuncia dei consumatori o viceversa, no? Ecco allora che quello secondo me diventa un momento importante, e anche questo è un momento, è un aspetto direi in qualche misura pilota nell'ambito europeo delle autorità di tutela del consumatore. Detto questo, appunto, dobbiamo però essere fermi. E secondo me dovrebbe essere una fermezza anche nei confronti del decisore politico nel ritenere che la partita si giochi in Europa. La partita si giochi in Europa sotto vari profili, innanzitutto le regole che si creano e che poi riguardano appunto la legislazione pro consumatore, pro meno concorrenza, ma poi il fatto che tutti i mercati devono essere aperti. Non possiamo creare una simmetria tra paesi che in realtà realizzano appunto un enforcement a tutela della concorrenza o un enforcement per il consumatore e altri che non lo fanno, perché altrimenti appunto ci sarà uno spostamento, ci sarà appunto una penalizzazione per i soggetti italiani e comunque appunto una tendenza a trasferire magari risorse in altri paesi. Quindi questo secondo me dovrebbe essere appunto un filo comune, un filo conduttore comune, così come quello del discorso ex ante, che ha costituito, come vedete, appunto un elemento centrale di quelle cose che mi sono così velocemente permesso di dire. C'è però un altro aspetto, io con la franchezza con cui ho sempre impostato i rapporti con tutti voi, di classe contro, al di là delle differenze, di sensibilità di ognuno, di ogni associazione, di ogni biografia anche umana, culturale, professionale. E qui bisogna anche intenderci sul profilo, che riguarderebbe anche le politiche pubbliche del nostro paese. È chiaro che se vogliamo autorità di tutela della concorrenza, dobbiamo tenere conto anche delle risorse di cui queste autorità possono fare conto. Vi dico soltanto questo,
L'autorità garante della concorrenza del mercato ha 240 persone, un bilancio di 50 milioni di euro, quasi tutto assorbito per il pagamento di stipendi e il pagamento dell'immobile, e le altre autorità hanno bilanci che sono tendenzialmente pari al doppio del nostro. Hanno un numero di dirigenti superiori, l'autorità, la VCP per esempio ha 40 dirigenti, 300, più di 360, 370 unità di personale, immobili prestigiosi, e ultimamente appunto con la la mia autorità vive soltanto di contributi pubblici, mi sono detto, io sono arrivato in situazioni, forse lo sapete, l'antitrust aveva un fondo con cui appunto prendeva risorse dalle altre autorità accumulando dei debiti che doveva pagare tra 10 anni. Quando è arrivato il governo Monti ha introdotto una norma per cui l'autorità si finanzia con piccolissimi contributi, anche le sanzioni per i consumatori noi non le prendiamo, dati orizzontalmente da tutte le imprese che hanno un fatturato notevole, quindi non siamo legati a un mondo, ma è una ripartizione orizzontale. Rispetto a quello che prevedeva la legge, abbiamo fatto, grazie alla spending review che ci ha consentito di risparmiare, abbiamo abbassato l'aliquota per i prossimi anni. Ebbene, la legge di stabilità, quelle autorità che hanno così tante risorse e hanno introdotto una norma per cui il nostro debito pregresso dovrebbe essere rimborsato subito. Se lei tolse, voi togliete 18 milioni di euro da un bilancio di 52, capite bene che non si possono pagare gli stipendi. Se voi aggiungete che quando il governo ha istituito, dopo le nostre pressioni, a tutela della concorrenza dei consumatori, l'autorità dei trasporti, poi ha introdotto una norma per cui dice sì, ma i primi 2 anni li paga l'antitrust, e allora bisogna intenderci con chiarezza, perché qualsiasi politica pubblica è consentita, ma che cosa vogliamo fare? È lecito che i rappresentanti eletti del popolo dicono a un certo punto, per noi è la cosa più importante in Italia la VCP, che notoriamente dà un contributo così importante alla crescita, alla competizione e alla tutela del consumatore. Però bisognerebbe appunto fare delle scelte chiare, palesi, trasparenti, non dei meccanismi appunto di questo tipo, perché altrimenti io potrò avere tutto l'impegno di questo mondo, ma se tenete conto, io ho 40 persone che lavorano nella tua tutela del consumatore, e questo è un problema. Ma c'è un altro problema che riguarda i rapporti con il consumatore, che io ho rispettato, avete visto, non ho mai fatto polemica, anzi vi ho coinvolti, vi ho subito informato. C'è quella decisione del Consiglio di Stato che dice che nei settori regolati e appunto tendenzialmente la competenza dovrebbe essere del regolatore. Sappiamo come poi ci fu una norma che, in coerenza con il considerato della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette, disse la competenza è dell'autorità garante della concorrenza del mercato, salvo che ci sia un potere attribuito a un'autorità settoriale da una norma europea. Ma questa disposizione viene appunto ignorata. Mi chiedo quante pratiche voi avete avuto in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole dalla GCOM in questo anno? Vorrei sapere. Quante ne avete avuto l'anno scorso dalla GCM? Ne avete avuto. O gli anni precedenti. Ecco, lì però, perché da un paese può seguire qualsiasi tipo di politica. L'importante però è che ci confrontiamo non con le astrazioni metafisiche, che sono importanti, ma le facciamo fuori da quest'aula, perché in questa sede prestigiosa magari si possono pure fare, ma ci confrontiamo con le cose reali sulla cui base camminano appunto le istituzioni, la tutela del consumatore, la tutela della concorrenza. E in questa prospettiva chiudo riallacciandomi anche a una considerazione che è stata fatta da ultimo, e riguardava in fondo il dibattito pubblico. Cioè, secondo me questo paese ha bisogno di raffreddare un po' i toni, e anche se vogliamo evitare, no, che la tutela del consumatore si faccia in modo così per riempire un articolo, avere un servizio, dobbiamo cercare di affrontare i problemi concreti, quindi il metodo ex ante ben venga, e le soluzioni possibili in un contesto che è un contesto di crisi. E crisi da cui dobbiamo uscire per agganciare quel minimo di ripresa che potrebbe esserci in Europa, perché il paese ha grandi potenzialità, grandi asset, ha comunque dei cittadini e dei consumatori che hanno dimostrato prova, hanno dato prova in concreto di grande responsabilità, e se c'è un'assunzione di responsabilità da parte di tutti, a cominciare dalle istituzioni, dai loro rappresentanti,
dalla classe politica, dalle associazioni dei consumatori, dalle imprese, e nell'interesse di un sistema paese io sono sicuro che riusciremo a dare un futuro migliore a un paese che si aumenta. Grazie. Non so se c'è qualche relatore che vuole porre, se il Presidente è disponibile, qualche domanda al Presidente in merito a quanto è stato detto nel pomeriggio. Ha parlato Santini e ha detto cose molto apprezzabili, ma quello che mi è piaciuto di più è la sua enfasi sul tema della contraffazione. Secondo i miei dati, in Italia ci sono circa 7 miliardi e 9 all'anno di contraffazione, che tolgono imposte per 1,2 miliardi, 1,3 miliardi, forse qualcosa di più, e tolgono anche lavoro a circa 100.000 persone, ma in realtà tolgono anche fatturato al mercato del dettaglio e della grande distribuzione. Poi anche il Presidente Pitruzzello ha parlato di contraffazione. Ecco, credo che sia stato anche esplicito, ma se potessimo ancora cercare di enfatizzare che cosa si potrebbe fare. Uso il condizionale perché secondo me fino adesso, nonostante l'ottimo lavoro che hanno fatto bravissime persone, ma numericamente poche, e qui il problema delle risorse però viene fuori anche dalla sua osservazione, questo problema ogni tanto lo tiriamo fuori ma non viene mai preso in considerazione. Ecco, posso? Ma noi alla fine, a cui a me non piace, per, anche per la mia biografia, fare proclami, mi piace agire sulle cose concrete. Quindi senza prima fare proclami ci siamo sforzati di inventarci uno strumento con qualche fantasia anche giuridica e i fili che abbiamo oscurati. E capite bene che ci vuole anche un po' di coraggio, perché l'antitrust in questo opera contro i giganti. E che è molto di più della feder distribuzione, eccetera, con un diverso, diciamo, stile di rapporti. Ora è chiaro che se io devo mettere 6 persone solamente a lavorare su questo, si tratta di operazioni complicatissime che si svolgono grazie al meritorio lavoro della Guardia di Finanza, ma oscurare un sito che si trova in Cina non è che si fa in 4-4-8, richiede moltissimo. Devo dire, io persone che si dedicano con passione, con abnegazione, non lo fanno per un incentivo economico, lo fanno perché ci credono, però sempre quelli i numeri sono, e magari devono mettere qualcuno in mobilità con questi tagli, no? Perché giustamente altre autorità dovranno avere magari altri 10 dirigenti, non 20, e di chi ne ha 50 la sfida del mezzo. Ora, in questo contesto il problema delle risorse è cruciale, però è così come sarebbe cruciale una regolazione. Ieri ho parlato col commissario, ripeto, europeo, che aveva appreso, proprio perché siamo stati soli, perché alla fine però l'Italia l'ha fatto questo, noi, e vorrebbe proprio delle proposte operative per andare avanti, no, sul terreno della contraffazione. Ora a me non interessa poi che sia l'antitrust o un'altra autorità, perché non ho questioni di ben nato, però è chiaro che un sistema paese dovrebbe intervenire per fare questo con delle risorse adeguate. Ma tutto ciò non sono risorse buttate, perché come è stato detto, intervenire nelle pratiche di contraffazione significa recuperare ricchezza al paese. Quindi tuteliamo il consumatore e tuteliamo il sistema economico. Le due cose, contrariamente a un certo approccio culturale, non sono due cose distinte. Vanno in questo momento storico di pari passo. Posso fare una domanda io, Presidente? Prego. Sia ieri durante il dibattito della mattina, sia in uno dei documenti dei gruppi loro di questa mattina, è uscito fuori un argomento che secondo me può diventare abbastanza importante. Ovviamente non dico la mia idea, perché non sarebbe corretto, però il discorso è: se le autorità indipendenti tutte non riescono a portare fino in fondo il loro lavoro a tutela del consumatore, si può immaginare, o meglio, cioè secondo il caso, si può prevedere la costituzione di un'ulteriore nuova autorità dei consumatori? No, allora vi dico la mia. Secondo me, io lo so come penso. Io avendo un mestiere, non mi interessa nulla di stare dove sto, eccetera. Quindi posso parlare liberamente, al contrario dei professionisti della burocrazia romana, che al contrario appunto non hanno. Ora, il punto centrale è che
la proliferazione di autorità non serve a nulla, per due ragioni: altri costi, si disperdono in know-how le esperienze che ci stanno, no? Semmai vanno ridotte, se volete sapere, una mia ipotesi. Qualcuno dovrebbe, in altri paesi stanno facendo processi di aggregazione, quindi si tagliano magari risorse importanti altrove, ma nessuno si pone il problema, le forze sono troppe, non se ne posso nessuno. Detto questo, il mio parere, occorrerebbe dire con chiarezza chi fa la tutela del consumatore, come, non mi interessa chi la fa, e a quel punto stabilire dei meccanismi operativi, tenendo conto però del diritto europeo. Noi abbiamo avuto una procedura di pre-infrazione nei confronti dell'Italia per questa vicenda, con l'apertura di progetto pilota. La direttiva è una direttiva orizzontale che presuppone la tutela contro le clausole commerciali scorrette, la pubblicità ingannevole, che avvenga in modo uguale in tutti i settori e in tutti gli stati europei. Di questo andrebbe, veniamo all'Europa, tenuto conto. Quindi si faccia quel che si vuole, e non spetta a me dirlo perché io non faccio proposte politiche per scelta, ma certamente bisognerebbe individuare appunto una chiarezza su chi fa che cosa. Grazie, mi fate sempre. C'erano domande? Presidente, può ancora 5 minuti? Sì, certo. Solo 5 minuti ancora, c'era il professor Cariano. Ma io concordo come tutti sull'idea che il problema è un problema culturale. Io scrissi una quindicina di anni fa un articolo sui costi del non consumerismo in Italia, che evidenziava come non aver spinto negli anni 80 su un movimento consumerista forte ha portato soprattutto le imprese nazionalizzate, le imprese oligopolistiche a non essere competitive come oggi vediamo nel mercato internazionale. Ma c'è un problema che adesso si sta muovendo, e cioè i modelli di regolazione del mercato europeo, che sono tendenzialmente ormai modelli gestiti dai tedeschi e dai francesi. Pensiamo al modello tedesco: i tedeschi hanno fatto la scelta molto tempo fa di investire nel diritto europeo, lo sappiamo noi, ma adesso di investire nella soft law europea. E attenzione, la soft law europea, che vuol dire codici di condotta gestiti da un lato dagli operatori economici e dalle associazioni dei consumatori, prevede una parità di soggetti e quindi una forte cultura dei consumatori. E questa forte cultura i tedeschi li hanno creata da tempo investendo nel Verbraucentralen, cioè investendo in centri pubblici in cui ci sono le professionalità che poi i consumatori utilizzano. Noi questa scelta non l'abbiamo fatta. I francesi hanno fatto l'Istituto Nazionale della Consumazione e hanno fior di giuristi, fior di tecnici che poi le associazioni utilizzano per poter negoziare. Il secondo elemento che secondo me è importante, ma il Presidente l'ha già evidenziato, lavorare nella fiducia nei mercati innovativi. Tenete conto che lì, proprio perché le regole sono lasche o non ci sono, penso al commercio elettronico, i rischi sono di più forti. In quel settore si può fare un'attività preventiva, perché non sono ancora scoppiati i problemi. Vi faccio due esempi che sono evidenti a tutti: tutta la tematica della profilazione del cliente in rapporto alla privacy, tutta la tematica dei siti fantasma e delle truffe che si realizzano. Qua da noi non sono ancora scoppiate come sono scoppiate in Spagna e in altri paesi, ma scoppieranno. Ecco allora che qua una funzione preventiva degli operatori economici e delle associazioni dei consumatori sotto la legge del regolatore può essere importante. Grazie. C'era una domanda? Dunque, ne abbiamo parlato stamattina nel workshop che abbiamo fatto appunto sulla regolazione. Le pronunce del Consiglio di Stato hanno in qualche modo scombinato un sistema che le associazioni dei consumatori hanno apprezzato per l'efficacia che aveva, e hanno, diciamo, scomposto le competenze sulle pratiche commerciali scorrette tra le varie
dalle varie autorità sulla base di un principio di legge speciale che forse prevale su quello che è il risultato. A noi è sembrato meno conveniente per il consumatore. La composizione di queste competenze oggi avviene attraverso delle, diciamo, regolazioni che fate tra di voi con rapporti bilaterali. Non vorrei che ci fosse una definizione della pratica commerciale scorretta nel settore dell'energia diversa da quella che ci potrebbe essere attraverso una diversa contrattazione bilaterale con l'Agcom nel settore delle telecomunicazioni. Per dirle la mia impressione, io preferirei che ci fosse una competenza trasversale su questo, ma non so se lei ritiene che questo sia un percorso praticabile o no. Se non è praticabile, non penso che sarebbe comunque invece praticabile, piuttosto che andare avanti con trattative bilaterali, fare trattative tutti insieme. Grazie. Per quanto mi riguarda, io le sentenze dei giudici sono le rispetto e quindi le applico, per cui magari i miei funzionari volevano contestare, ma c'è una sentenza, peraltro di un contenzioso, io non ero presidente perché era nato ben vero, però voi che siete i nostri stakeholder, vedete che il sistema non è che sia eccezionale. Non a caso la Commissione Europea ha aperto un progetto pilota che è il primo passo verso una procedura di infrazione, quindi vuol dire che forse questa soluzione è coerente col diritto europeo, non c'è. Che cosa penso io? E siccome qua non ragioniamo della competenza di Pitruzzella, che grazie a Dio ha cose da fare, di Cardani o di altri, ma ragioniamo della tutela di diritti in un contesto di crisi, non bisognerebbe affidare, infatti non l'ho potuto fare, io resisto lì, non bisognerebbe affidare al conflitto tra autorità, io non ho ingaggiato personalmente, ho detto confliggete voi, io non mi ritiro dalla mischia, occorrerebbe che si adotti un governo, prende in carico il problema e dice, con le associazioni dei consumatori, con tutti coloro che non sono le burocrazie, ma prende in carico il problema e dica, magari guardando un po' il diritto europeo, perché di diritti europei stiamo parlando, di attuazione dei diritti europei, dia una soluzione che sia funzionale. Noi in pratica, di fronte alla grande confusione che si è determinato, potevamo agire nel quel quadro. Che cosa abbiamo fatto? Ci sono alcune autorità con cui si opera in uno spirito di leale collaborazione, la maggior parte, e allora, siccome il problema è, ma c'è regolazione o non c'è regolazione, no? E quindi questo avrebbe rimesso di volta in volta al giudice, ma avrebbe creato anche un voto di tutela, perché in alcuni casi una doppia tutela, cioè non è che si può capire in assenza. Allora abbiamo cercato di riempire, almeno per capire, questo lo fai tu, questo lo faccio io, ma in un quadro che indubbiamente è di scarsa certezza, cioè, assolutamente. È chiaro che non colmando questo quadro di incertezza ci saranno difficoltà nell'agire, contenziosi, perché a seconda di chi perde poi no, è andata al giudice, poi si faranno appelli, cioè situazioni di non chiarezza. Ma la tutela del consumatore funziona se ci sono regole chiare, se c'è qualcuno che sanziona in tempi accettabili e quindi si sa che quel comportamento è. Gli studiosi del diritto penale parlano della funzione di prevenzione generale della sanzione penale, della pena. Siccome mi sanzioni io non lo faccio più e gli altri dicono guarda c'è stata la sanzione, ma in un quadro di incertezza sono i manigoldi, coloro che adottano pratiche scorrette che alla fine prosperano. Quindi secondo me il problema, dovrebbe assumerlo sulle sue spalle un governo che è appunto impegnato attivamente sul fronte del contrasto alla crisi, della crescita e della tutela appunto soprattutto dei soggetti più deboli, in un'ottica che mette insieme mercato e coesione sociale. Che significa questo? Dare regole certe, ma regole certe magari prima sentire in Commissione Europea che cosa ne pensano, per evitare che poi no, ci sia la procedura di infrazione eccetera. Questo secondo me è la via maestra. Credo che sia ridicolo in questo momento creare conflitti tra autorità in un momento in cui il paese soffre, come se qualcuno, io ho evitato, l'avete visto, sempre, cioè voi siete venuti a trovarmi, ho sempre detto
c'è una sentenza, qualcuno a livello politico però dia una normativa. Devo dire che qua c'è la senatrice Vicari, proprio la citavo prima che lei arrivasse, e proprio quando c'era nella scorsa legislatura ed era appunto in commissione attività produttive, fece una norma e furono i due relatori appunto una norma che diceva nell'ottica europea, se c'è una norma europea che attribuisce il potere a un regolatore o a un regolatore, se c'è una norma che attribuisce altrimenti all'autorità di concorrenza, però quella norma non è stata applicata. Il giudice si riferisce ancora alle ordinanze, quello che dice il giudice con rispetto, e a quel punto probabilmente però una soluzione ancora più chiara, ancora più definitiva, a mio sommesso parere, soprattutto col progetto pilota aperto alla Commissione, andrebbe fatta nell'interesse dei consumatori, perché al di là della classe politica, delle autorità indipendenti, delle autorità di regolazione delle garanzie, dei professori, delle associazioni dei consumatori, di tutti gli stakeholder, ben, alla fine dovremmo avere come punto di riferimento il benessere, la tutela dei diritti dei nostri cittadini. Grazie. Di Santini, sì, più un intervento breve, no, grazie. No, brevissimo. La domanda, ma più che altro l'affermazione, era quella, tanto è l'itinere, dottor Bertuzzella. Noi abbiamo fatto, quando il dottor Cavalli Gigli sosteneva questo fatto dell'enfasi nei confronti del dato della contraffazione da parte nostra, è perché abbiamo trovato un fortissimo riscontro delle nostre denunce rispetto al commercio telematico nell'autorità dell'antitrust, che in realtà in prodotti come quelli campioni nazionali, come Gucci, Luxottica, eccetera, ultimo non è nazionale ma tipo Nike, hanno fatto e hanno avuto la capacità di far chiudere siti a livello internazionale che devastano la nostra capacità di inserirsi in questi mercati. E quindi ringraziando, perché poi c'è autorità, c'è autorità che dialoga, autorità che non dialoga, il dottor Petruzzella, il signore, non ha detto, ma noi abbiamo a volte difficoltà a rapportarci con altre autorità. E chiudo dicendo che abbiamo trovato, e mi auguro sempre di più, un interlocutore nel Ministero dello Sviluppo che dialoga con il Ministero del Lavoro su temi e ricepimenti di direttive tipo quello della responsabilità sociale dell'impresa e del ruolo delle autorità in termini europei oltre che nazionali, che danno un'importanza, un riscontro alla situazione dei consumatori. Quindi credo, Vice Ministro, che questo dato del dialogo fra ministeri, ma soprattutto il ruolo del Ministero dello Sviluppo in affiancamento al rapporto con i consumatori, rappresenta in questa fase, diciamo all'inizio della riunione, di rilancio e di ripresa del Paese, un fatto fondamentale e un percorso importantissimo.